come facciamo a mantenere, diciamo, una situazione di vita che possa renderci appagati, che possa renderci piacevolmente soddisfatti, diciamo così. Allora, il suono della libertà possiamo dire che risuona come un eco dentro di noi. Salutiamo Danilo, che risuona veramente. Salutiamo Sissi, salutiamo Sissi, la carampana. Io sono sempre puntuale, sono sempre puntuale. E allora, cerchiamo. Ciao Sissi. Allora, cerchiamo di capire che diciamo, dentro di noi risuona un eco che è un eco di libertà e desiderio di essere liberi fondamentalmente. Ovviamente ci sono persone che contrappongono la libertà all'amore, no? Pensano che ad esempio una relazione sentimentale affettiva, una relazione affettiva possa togliere la libertà. In questo caso, se una relazione sentimentale, qui qua c'è un paradosso, no? Interessante. Se una relazione sentimentale affettiva ti toglie la libertà, è perché non è una relazione d'amore. Salutiamo Sunshine. È perché non è una relazione d'amore, ma è una relazione che è basata sull'attaccamento, perché di fatto è l'attaccamento che ti toglie la libertà, non viceversa. Oh, salutiamo la nostra Pamela, preparo la valigia. Bene, dove te ne vai? Cambia tangenziale, la nostra Pamela cambia tangenziale. E questo è interessante però, cioè, allora, le relazioni sentimentali basate sull'attaccamento ti tolgono la libertà, quelle basate sull'amore paradossalmente ti danno libertà. Quindi, e questo è un punto importante, perché le relazioni sentimentali basate sull'attaccamento sono dovute a una prevalenza, diciamo così, della sfera emotiva sulla sfera logico-razionale. Ora, è un po' di tempo che non faccio grafici, però potrei anche tornare a fare qualche grafico se trovo, però devo trovare il foglio, vediamo un po'. Mi pare sempre un casino fare i grafici, non trovo mai il foglio, vediamo un po' se riesco a trovare un foglio, potrei anche fare un grafico. Vediamo un po'. Allora, potrei anche fare un grafico e quindi abbiamo trovato un foglio, quindi potrei anche fare un grafico. Allora, il discorso interessante è quello, no? Noi abbiamo due forze praticamente dentro di noi. Una forza che è la forza logico-razionale, l'altra forza è la forza emozionale, no? Qua abbiamo, mettiamo da 0 a 100, scrivo grande così capisce anche la Sissi, abbiamo da 0 a 100, no? Qua abbiamo la logica e qua abbiamo l'emozione. Allora, fin tanto che queste due forze non possono mai essere, diciamo, siccome sono contrapposte una con l'altra, non possono mai essere uguali identiche. Salutiamo la nostra Grenettina, Green Apple. Perché se sono uguali identiche, fondamentalmente, che succede? Succede che praticamente noi siamo delle amebe, un po' come voi, diciamo, demotivati, senza energia. Cioè, affinché ci sia un'energia, si produce energia. L'energia da cosa nasce? Nasce dalla contrapposizione di queste forze e dal prevalere leggero però dell'una sull'altra. Quindi cosa vuol dire questo? Che la prevalenza dell'una sull'altra deve essere circa, diciamo al massimo, deve essere tra il 20-30%, diciamo, affinché noi possiamo funzionare bene. La prevalenza dell'una sull'altra deve essere tra il 20 e il 30%. Questo garantisce, diciamo, un funzionamento positivo. Cosa vuol dire? Che o siamo in questa zona, adesso vedo, o siamo in questa zona, diciamo, quindi con le emozioni che prevalgono sulla parte logica, o ci troviamo in questa zona con la parte logica che prevale sull'emozione, no? Quindi in questo caso qua, no? 20-30%, no? La parte emotiva. Salutiamo la chiavetta, la nostra chiava, Palma. Allora, è chiaro, no? Il concetto, il disegno, il grafico, spero che sia chiaro. Quindi, perché quando la parte emotiva prevale sulla parte logica del 20-30%, noi percepiamo un senso d'amore, ad esempio.
Quando siamo innamorati percepiamo un senso d'amore, ma è un senso d'amore che ci fa stare bene fondamentalmente, quel leggero tormento, quel piccolo tormento d'amore che però ci fa stare bene. Noi siamo carichi, no? Avete mai pensato, vecchie befane, a quando vi siete innamorate di qualcuno o di qualcuna? Cioè, potete pensare in questo momento a quando siete stati innamorati di qualcuno o di qualcuna, però una situazione positiva, non una situazione di attaccamento, una situazione positiva, cioè un amore bello, un amore funzionale. Non l'avete mai vissuto, quindi non potete pensarlo. Però, diciamo, se l'aveste vissuto, potreste pensarlo. In cui vivi quel leggero pathos, quel leggero, diciamo, anche leggero tormento, che però ti fa stare bene, ti dà energia, voglia di fare, voglia di agire, voglia. Non è un attaccamento malsano, ecco, diciamo così. Se invece la cosa diventa, diciamo, più grande, allora si genera un attaccamento. Cioè, quando la forza, diciamo, la parte propulsiva delle emozioni, no, tende a prevalere nettamente, no, ad esempio sulla parte logica, poi vedremo anche il contrario, però. Quindi quando siamo ad esempio in questa condizione, no? Quindi prevale non più del 30%, ma prevale, che ne so, del 50-60%, praticamente cosa vuol dire? Vuol dire che noi non abbiamo più libertà, quindi viviamo un attaccamento. Perché non abbiamo più libertà? Perché praticamente la parte emotiva ti impedisce di fare le scelte. Cosa vuol dire essere liberi? Essere liberi vuol dire esercitare il proprio libero arbitrio, no? Cioè, facciamo un esempio alimentare. Se tu stai, come possiamo dire, vuoi fare la dieta, per dire, no? Voi lì siete tutti a sovrappeso. Se tu vuoi fare la dieta e dici, basta, da domani faccio la dieta, no? Poi senti una forza dentro di te di notte che ti spinge ad alzarti e a svuotare il frigorifero, no? E lo fai controvoglia. Oppure un'altra cosa, sai benissimo che non dovresti mandare messaggi a quella persona perché sai che ti tratta male, sai che ti fa soffrire, sai che è uno stronzo, sai che è una stronza, ma di fatto vieni preso dalla messaggita acuta, per cui inizi a tempestare di messaggi oppure inizi a tempestare di chiamate. Oppure inizi, diciamo, a scrivere, insomma, a tutti i costi. Ecco, quindi praticamente tu non sei libero. È chiaro che non è. Quindi l'attaccamento non è libertà fondamentalmente. Esatto, invece di dire basta, dite pasta, brava Green Apple. È chiaro, no? Il concetto, spero che sia chiaro. Quindi l'attaccamento non è libertà perché praticamente tu agisci in modo compulsivo. Compulsivo vuol dire che non eserciti il libero arbitrio. Essere liberi vuol dire esercitare il libero arbitrio. È chiaro, no? Spero che sia chiaro. Allora, quindi, invece, quando tu vivi una relazione d'amore, chiamiamola così, allora ti trovi all'interno invece di quest'area, no? Ti trovi all'interno di quest'area in cui, salutiamo anche Leti, ti trovi all'interno di quest'area in cui, diciamo, se vivi un po' di emotività, ma potresti trovarti anche nell'ambito dell'altra area in cui prevale leggermente la parte logica sulla parte emotiva. Ovviamente, ecco, diciamoci subito la verità, se la parte logica tende a prevalere troppo sulla parte emotiva, tu non ti innamorerai mai, diciamo, no? Non ti innamorerai mai perché se la parte logica prevale al 60-70% sulla parte emotiva, tu metti in atto il narcisismo perfezionista, cioè se quella persona non soddisfa tutti i requisiti, diciamo, per 7 generazioni indietro, come l'arma dei carabinieri, tu non riuscirai mai a innamorarti. Siccome quella persona. E quello però diventa una scusa per non innamorarti, no? Trovi difetti a tutti. Diciamoci la verità: se io voglio trovare difetti a qualcuno, li trovo pure a San Francesco, che dico che è uno schizofrenico che parlava con gli animali. In fondo, chi è che mi impedisce di dire che San Francesco era uno schizofrenico che parlava con gli animali? Quindi noi possiamo trovare difetti a tutti, no? Quindi quando la logica diventa eccessivamente preponderante, eccessivamente dominante, diciamo, sulla sfera emozionale,
allora noi non viviamo un innamoramento e sono quelli che dicono che non si innamorano mai, no? Diventano eccessivamente iperlogici. Il problema però di queste persone eccessivamente iperlogiche qual è? Che la parte emotiva, come diceva che Battisti, come può uno scoglio arginare il mare? Anche se non voglio, e poi non mi ricordo più cosa dice la canzone, riprenderò a volare, qualcosa del genere. Perché tu non puoi arginare troppo la parte emotiva, non puoi innalzare ho un insetto sulla fronte. Ma che insetto, insetto? Citrullo, no, è un c'era un cosino qua. È sangue, c'era un, come si chiama, un brufolino. Mi sono grattato perché c'era il brufolino. Non è un insetto! Era un brufolino che ho grattato, è uscito, si è rotto, è uscito la cosina. Con sto caldo qua, ci sono i brufoli. Allora, l'insetto sulla... Ma che è l'insetto sulla fronte? Cos'è? Un insetto che sta lì? Cos'è? Una coltivazione di insetti? Ma che bua e bua! Vabbè, comunque sia. Minchia, siete. Comunque, avete visto che sono passato al vetro perché ho seguito le indicazioni di Don Matteo. Mai bere l'acqua nella. Mai bere l'acqua nella. Come si chiama? Mai bere l'acqua nella plastica perché femminizza. Quindi voi bevete, perché siete mascoline, bevete l'acqua nella plastica. Io, che voglio restare mascolino, la bevo nel vetro. Allora, quindi andiamo avanti col concetto, no? Quindi alla fine che vuol dire? Che, ecco, dicevo, le persone che tendono a vivere, come possiamo dire, una parte logica eccessivamente, una parte logica che comprime eccessivamente. Adesso poi andiamo a comprare una bottiglia di vetro, però, cioè, perché se no nel bicchiere, dopo prendiamo una bottiglia di vetro, perché ho preso un termo, ho preso questa bottiglia qua, no? Ma fa schifo però, non so che cazzo c'era, era un termo questo, ma c'ha un gusto, no? Si vede che c'era del caffè ancora, dei residui, che ne so, faceva schifo, quindi basta, sono passato, adesso andiamo a comprare una bottiglia di vetro, no? Ho visto che non ho bottiglia di vetro. Allora, comunque sì, andiamo avanti. Quindi il concetto di fondo, salutiamo anche Dea, Dea Somni. Il concetto di fondo è che se la parte logica poi diventa troppo forte sulla parte emotiva, tu non ti innamori. Però dicevo, le persone che non si innamorano poi rischiano di sbiellare fondamentalmente. Perché è come se tu mettessi, come dicevamo, una diga, no? Se tu metti una diga molto alta al flusso delle emozioni, no? Quindi blocchi le emozioni in questo modo. Non è che uno scoglio può arginare il mare. Se tu passi tanto tempo senza innamorarti nel modo corretto, poi quando questa diga tracima fondamentalmente, che succede? Quando la diga tracima, tu ti innamorerai poi della persona sbagliata. Cioè, andrai a cercare il rapinatore, andrai a cercare il narcisista, perché ti innamorerai solo di quegli stronzi. Cioè, tutti i bravi. Dopo un po', se tu vai a, diciamo, una borraccia, ma non deve essere di plastica! Non deve essere di plastica! Se tu vai a bloccarti troppo le emozioni, poi che succede? Succede praticamente che la tua parte emotiva si incavola, la tua parte emotiva se la prende con te fondamentalmente, no? E allora ti fai innamorare esattamente proprio del mignottone da corsa, ti fai innamorare se sei maschio del puttanone da competizione. Se invece sei femmina, diciamo, magari ti fai innamorare invece del narcisista, ti fai innamorare di quello, come dire, che non ti dà poi alla fine benefici fondamentalmente, no? Quindi sono due situazioni entrambe che non funzionano fondamentalmente. Quindi dobbiamo imparare a riequilibrare la nostra parte logica e la parte emotiva. Se noi rimaniamo in quest'area qua, no, del 20-30%, perché abbiamo visto che uguali non possono esserlo, allora vivremo delle relazioni piacevoli, vivremo delle relazioni in cui
da un lato c'è un po' di tormento, c'è un po' di pathos, ma è quel pathos piacevole che ti fa vivere bene le cose, no? E allora risuonerà dentro di te l'eco della libertà, diciamo, risuonerà dentro di te l'eco della libertà. L'eco della libertà non è solo un concetto astratto, è proprio la capacità di poter prendere decisioni, no? Il suono della libertà è la capacità di prendere decisioni. È una forza, se vogliamo, una forza tangibile, diciamo così, che guida le nostre scelte, alimenta i nostri sogni, definisce il nostro percorso di vita fondamentalmente. Quindi la libertà è il fondamento del nostro potere personale, perché ovviamente noi abbiamo due poteri nella vita relazionale fondamentalmente abbiamo due poteri, che sono il potere decisionale e il potere di conquista, no? In effetti la sequenza è pensiero, decisione, azione. L'eco della libertà è una bella frase. Il suono della libertà, l'eco, sì, ecco, il suono della libertà che produce l'eco della libertà. Sì, è una bella frase, infatti sì. Quindi, comunque sia, la capacità di prendere decisioni è il fondamento della nostra libertà, ma decisioni che prendiamo noi, non decisioni che prendono gli altri. Quante volte voi avete preso delle decisioni che non dovute alla vostra testa vuota, ma dovute alla testa di altre persone? Quante di voi, alzino la mano, si sono sposate perché era vostra madre che voleva che vi sposaste, o era vostro padre che voleva che vi sposaste? E quante di voi hanno divorziato perché era qualcun altro? E ora non più. Bravo, ora non. Vabbè, cioè, meno male. Questo mi fa piacere. Però il concetto di fondo è che spesso, no? Oppure i figli, ad esempio. Quante persone. Beh, perché adesso diciamo che diciamo, i genitori condizionano i figli. Fino a una certa è vero. Poi da una certa in poi sono magari i figli a condizionare i genitori. Chi di voi magari ha figli grandi, saranno i tuoi figli che ti condizioneranno. Che ti condizioneranno, diciamo, imponendoti delle cose, ad esempio, dicendo o dandoti delle incombenze che tu non vorresti, no? Cioè, quindi teniamo presente che comunque sia, i condizionamenti non te li dà il figlio del portiere, cioè i condizionamenti non te li danno le figure, diciamo, di cui non te ne frega niente. Di solito i condizionamenti, grazie, sì, i condizionamenti sono dati dalle persone che ci sono vicine, soprattutto dalle figure istituzionali, quindi genitori e figli, tra virgolette, sono quelli che condizionano di più. Uno condiziona più l'altro. Diciamo che salutiamo la Chiara Pagnocca. Diciamo così che normalmente quando i figli sono piccoli, salutiamo anche Mary, quando i figli sono piccoli sono condizionati dai genitori, sono i genitori che condizionano i figli. Quanti di voi hanno fatto una scelta scolastica piuttosto che un'altra, magari condizionati dai genitori? Quanti di voi hanno fatto delle cose condizionati dai genitori, e quanti di voi magari poi sono stati condizionati dai figli una volta che i figli sono cresciuti in altre scelte? Quindi diciamo che noi dovremmo imparare invece a essere liberi, esercitare il potere del libero arbitrio, no? Perché questi condizionamenti noi non li vediamo, sono subliminali, sono al di sotto della soglia di coscienza. E alle volte condiziona più un familiare di una relazione sentimentale affettiva, tra virgolette, alle volte. È questo che condiziona di più. Esatto, Marianna, brava, brava, esatto. No, figli no, sono dei genitori. E vabbè, sì, magari figli no, sono dei genitori, però non è detto che prima o poi non avvenga, non ci sia anche l'inversione. Ma comunque sia, questo è un dato di fatto, no? Quindi noi invece dovremmo imparare a essere liberi. Essere liberi vuol dire viversi però le emozioni. Ecco, un altro condizionamento è della nostra parte logica sulla parte emotiva, quello che dicevo prima. Quando la parte logica tende a prevalere troppo sulla parte emotiva, allora perché le persone non si innamorano? Non si innamorano per un fatto molto semplice, che si autocondizionano negativamente, cioè innescano meccanismi di difesa. E talvolta vi posso dire che il meccanismo di difesa può diventare un meccanismo di offesa, comunque. Facciamo un esempio. Se vi è andata male con Mario, vi è andata male con Francesco, vi è andata male con un altro,
Alla fine che equazione fate? Fate un'equazione, tutti gli uomini sono uguali, nessuno vale la pena, tanto vale che ne so che mi faccio suora, oppure tanto vale che divento mignotta e che la do a tutti. Questo dipende, la scelta della suora o della mignotta dipende dal condizionamento esterno che tu ricevi. Magari c'è il tuo padre spirituale che ti dice: figlia mia, leggilo come un segno del Signore, che ti chiama e ti fai suora. Oppure c'è la tua amica che dice: ma sì, dai, tutti gli uomini sono uguali, nessuno vale la pena, tanto vale andare con tutti, praticamente. Quindi ci sono queste due, salutiamo anche Sabina, queste due alternative, no? Ecco, salutiamo anche Tug. Ecco, dobbiamo tenere presente questo fatto qua, no? Quindi invece è importante saper gestire al meglio, no? Saper gestire al meglio le cose, cioè diventare liberi, no? Quindi per raggiungere questa libertà interiore, dobbiamo applicare, se vogliamo, è il Signore che ti chiama, ogni tanto vi chiamo anch'io, sì, ogni tanto vi chiamo anch'io. Il padre spirituale ti può dire: il Signore che ti chiama, cioè, non so, fatti suora, è il Signore che ti chiama. E un'altra, dicevo, per raggiungere, no, questa libertà interiore, salutiamo anche Scanu, è importante, diciamo, è essenziale comprendere e applicare le cinque leggi del potere, esatto, sarei io, applicare le cinque leggi del potere personale, no? La prima legge è la conoscenza del sé, sarebbe il potere della consapevolezza. Cioè, se tu vuoi essere libero, devi essere consapevole. Non c'è verso, no? Questo è un primo punto, che però è un punto fondamentale. La prima legge del potere personale è la conoscenza di sé. Perché io non posso essere libero se non conosco... si dice infatti la frase, esatto, ho sentito la chiamata del Signore. Esatto, bravo Green Apple. Chi si fa suora dice: ho sentito la chiamata del Signore, prima o poi vi chiamerò, una per una vi chiamerò, tutte suore. Tutte di... E vabbè, comunque sia, la conoscenza di sé è la prima legge della consapevolezza, no? La prima legge, quindi senza una profonda consapevolezza di chi siamo, soprattutto dei nostri desideri, ma anche quello che diceva ad esempio Lacan, il desiderio profondo, no? E Lacan diceva che dentro ognuno di noi c'è un desiderio profondo e una volta trapassati non saremo giudicati se abbiamo fatto il bene o se abbiamo fatto il male, ma saremo giudicati se, diciamo, saremo giudicati se avremo meno realizzato il nostro desiderio più profondo. Quindi senza una profonda consapevolezza di sé, dei nostri desideri più profondi, ma anche delle nostre paure, delle nostre credenze, dei nostri valori, non possiamo aspirare alla libertà. Cioè la libertà è fatta di consapevolezza, no? È il primo passo verso, non so perché è venuto a mettere il dito in orecchio, è il primo passo verso l'autodeterminazione, no? Ci spinge a distinguere da ciò che vogliamo veramente da ciò che ci viene imposto, perché il problema non è che accettiamo ciò che ci viene imposto, come dicevo, dei genitori, dei parenti, degli amici, ma dal fatto che manco ce ne rendiamo conto che ci vengono imposte queste cose. Cioè, è come dire, è come se fossimo schiavi all'interno di una prigione, che però è una gabbia dorata, è una gabbia dorata ma è sempre una prigione. Quindi conoscersi significa accettare quelli che sono i nostri punti di forza, significa accettare quelli che sono le nostre aree di miglioramento, lavorare per diventare, tra virgolette, una migliore versione di noi stessi, no? Cioè la conoscenza di sé è una sorta di bussola interiore, no? Che ci guida tranquillamente attraverso le scelte della vita, perché il potere decisionale, come dicevo, è la nostra più grande risorsa. La mancanza, salutiamo Roxy, la mancanza di potere decisionale a che cosa porta? Beh, la mancanza di potere decisionale ci porta alla crisi di identità, no? Io non so più chi sono. Invece una persona che non ha crisi esistenziale, che non ha crisi di identità, che cosa dice? Io sono quel che sono, se ti vado bene è così, se non ti vado bene è fuori dai maroni, perché alla fine poi noi dobbiamo valutare questo, cioè se una persona si comporta con rispetto nei tuoi confronti, se una persona si comporta in modo, come possiamo dire, rispettoso, no? In modo positivo nei tuoi confronti, allora è giusto interagire, è bene interagire se quella persona ti piace, ma nel momento in cui
questa persona inizia a diventare, come dire, irrispettosa, no? Dice una cosa e ne fa un'altra, fa una cosa e ne dice un'altra. Ad esempio, c'è una grande dissonanza tra quello che dice e quello che fa, oppure dice delle cose che poi non mantiene, ad esempio, mente, cose di questo genere. Allora, fuori dai maroni, no? Fuori dai maroni. E questo è il concetto di fondo, no? La conoscenza di sé è comunque una bussola, no? Questo processo di introspezione non è sempre facile. Io suggerisco di fare comunque degli atti di coraggio, no? Perché la consapevolezza ci aiuta a conoscere anche quelli che sono i nostri comuni schemi di pensiero. Noi ragioniamo per schemi. Quello che in PNL, chi segue il mio seminario sul canale Massimo Taramasco, ricordo che chi volesse seguire i miei seminari, che sono tra l'altro stasera alle 18:45, no? A lunedì e al giovedì sul canale Massimo Taramasco, basta che va lì sul canale Massimo Taramasco, fa l'abbonamento base e con l'abbonamento base potrà seguire i miei seminari che sono lunedì e giovedì ore 18:45 e poi comunque restano un mese, quindi avete tutto il tempo per vederli. Ecco, ad esempio, adesso in questo periodo, diciamo, stiamo trattando la PNL e esploreremo, diciamo, in profondità un attimino, ad esempio, i metaprogrammi. Non siamo ancora arrivati ai metaprogrammi, però i metaprogrammi sono un qualcosa di fondamentale, sono degli schemi che agiscono nel nostro cervello e che ci inducono a fare delle cose, talvolta anche delle cose che non vorremmo fare, perché governano il nostro cervello. Quindi è importante, la prima cosa è importante riconoscerli fondamentalmente. Questo ci dà il potere di cambiare, ci dà il potere di evolvere, ci dà il potere di creare una vita che rispecchi chi veramente siamo, fondamentalmente, quindi di fare quello che praticamente, come possiamo dire, rappresenta il nostro desiderio profondo, no? Come diceva Lacan. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto, ragazzi, è l'autodisciplina. Cazzi e mazzi, ci vuole autodisciplina! Non potete non essere disciplinati, autodisciplinati. Se tu dici una cosa, cavolo, devi farla. Se io dico alle 6 del mattino vado ad allenarmi in palestra, alle 6 del mattino vado ad allenarmi in palestra e non mi importa che c'ho sonno, ci vado proprio perché c'ho sonno, ci vado proprio perché vorrei dormire. Questo è il punto fondamentale. Come diceva Mike Tyson, ma perché vai ad allenarti alle 4 del mattino? Perché mi piace dormire! E proprio perché mi piace dormire mi sveglio alle 4 e vado ad allenarmi, per dire, no? Perché io devo essere io che comando la mia vita, non la mia vita e le mie emozioni che mi comandano. L'autodisciplina è fondamentale, essere autodisciplinati è fondamentale! Non so se l'avete capito o meno, ma è fondamentale! E questo è molto importante, no? Cioè, la libertà senza controllo è anarchia. È anarchia. La libertà senza controllo è anarchia. E noi non dobbiamo essere anarchici. Dobbiamo essere autodisciplinati. Questo credo che sia. Scherzo, Tug, scherzo, perché ste vecchie babbione, se no non capiscono, Tug, devo. Salutiamo Pamela. Dove devi andare tu? Sto per arrivare. Ma dove devi andare, Pamela? Dove cavolo devi andare? Ma vai a dormire, vai, va. Allora, comunque, l'autodisciplina è fondamentale. Che cos'è l'autodisciplina? L'autodisciplina è una legge del potere, è la capacità di dirigere le nostre energie verso degli obiettivi. Vieni anche tu. Ma dove vieni anche tu? Ma dove? Dove, Pamela? Dove vieni anche tu? L'autodisciplina è la capacità di dirigere le proprie energie, i propri obiettivi significativi. E questo è un punto fondamentale. Mi fa schifo il mare, Sabina. Non faccio il bagno al mare perché mi fa schifo il mare, mi fa schifo pure la montagna, a parte quello. In Sardegna? Ma in Sardegna ci vanno i morti di fame, Pamela. Ci vanno i morti di fame in Sardegna. Io semmai andrò da qualche altra parte. Allora, comunque sia, no, sto scherzando, ovviamente. Comunque sia, non si tratta praticamente di, come dire, reprimere le proprie emozioni o soffocare i propri desideri, no? Ma gestirli in modo da non essere sopraffatti da essi. Quindi l'autodisciplina è un punto fondamentale, no? È quella parte, diciamo, che ci consente di raggiungere i nostri obiettivi, è quella parte che ci dà il potere di resistere alle tentazioni. Perché una cosa forte è resistere alle tentazioni. Hai voglia di mangiare una torta, sai cosa devi fare? Vai lì davanti alla pasticceria,
guardi la torta, mandami la foto, sì, mandami la foto. Guardi, diciamo, vado in vacanza in palestra, bravo, bravo, vado in vacanza in palestra. Guardi, no che la compri, guardi la torta e non la mangi, quella è l'autodisciplina, perché so che la torta mi fa male, allora io mi do l'emozione di non mangiarla, però ho il potere, no? Vado lì, davanti alla pasticceria, sento il profumo della torta. Sento, guardo la cremina sulla torta, guardo tutto, mi viene l'acquolina in bocca e io mi do la soddisfazione di non mangiarla. E vi posso garantire che resistere a un desiderio negativo, perché questo è un desiderio negativo, ci dà molta più forza, ci dà molta più energia. Questa è quella che chiamiamo autodisciplina. L'autodisciplina è fondamentale. Perché l'autodisciplina non, non è che l'autodisciplina ci condiziona, è quella parte che ci libera dai vincoli. Ci libera dai vincoli. L'autodisciplina ci permette di battere i vincoli. Esatto, brava Patrizia Perotti, guardi la torta, guardi la panna montata, guardi il cioccolato, ti avvicini, senti quel profumo di cioccolato, di torta, di cose, e non la mangi, e non la mangi. E questo è il concetto fondamentale. Va bene, Roxy. Ciao, Roxy. Quindi la disciplina non è una forma di autocostrizione, è una pratica che ci libera dai vincoli, è una pratica che ci libera dall'indecisione. È fondamentale. Non l'assaggi, non l'assaggi. Beh, se vuoi puoi assaggiarla, ma se vuoi puoi anche non assaggiarla, ovviamente. Quindi, comunque, attraverso l'autodisciplina noi coltiviamo proprio la capacità decisionale. Coltiviamo la resilienza perché sono io che decido che cosa fare e che cosa non fare. E questo è un punto molto importante. In sintesi, possiamo dire che l'autodisciplina è veramente un componente essenziale, ma è la nostra forza di volontà che deve, è la nostra forza di volontà, diciamo, che deve mettere in atto le cose. Ma che torni a finire la valigia, che torni a fare, vai a piedi, vai a nuoto in Sardegna. Vai a nuoto, Pamela, vai sul gommone, che valigia, valigia, mettiti il gommone e vai sul gommone. Che magari ti danno anche un posto, se tu arrivi col gommone, Pamela, arrivi lì col gommone, ti trovano subito un posto in un hotel a 5 stelle se arrivi col gommone. Allora, quindi l'altra, la terza caratteristica è la fiducia in se stessi, cioè. Noi non dobbiamo non avere fiducia in noi stessi. Questo è un altro punto molto importante. Un terzo pilastro del potere personale è la fiducia in se stessi, cioè la vera libertà nasce dalla sicurezza in noi stessi. Perché se tu non ti fidi di te, ma che cavolo, come puoi pensare che un'altra persona possa fidarsi di te? Se tu non ti ami, come cavolo puoi pensare che un'altra persona ti possa amare, no? E il terzo pilastro del potere personale è proprio quello. La vera libertà nasce dalla sicurezza interiore, nasce dalla convinzione di essere in grado di affrontare qualsiasi cosa. Questa fiducia non è arroganza, è molto importante tenere presente questo, non è arroganza, non è arroganza, ma una solida consapevolezza delle proprie capacità, una solida consapevolezza di quello che noi possiamo o non possiamo fare. Questo è il punto fondamentale. È ciò che ci permette di affrontare il cambiamento, no? Perché se noi non ci fidiamo in noi stessi, e tu pratichi la rinuncia. Salutiamo anche Pink, se, salutiamo anche Laura. Se tu praticamente non ti fidi di te stesso, ma come fai ad affrontare le cose? Ma anche nella seduzione, no? Se io penso di non riuscire a conquistare una donna, non ci proverò mai con questa, perché se non ci riesco, se non mi fido di me. Ma in qualunque cosa nella vita, no? Se non abbiamo fiducia in noi stessi, ci sarà la rinuncia. Cioè tu rinunci, rinunci senza neanche provarci. E quindi praticamente metti in atto degli schemi negativi, nefasti, che non ti faranno ottenere dei risultati. È importante quindi saper contare su se stessi in qualsiasi circostanza. Questo ci dà veramente la forza, ad esempio, di rialzarci dopo ogni caduta. Perché sta tranquillo che cadrai, non è che non cadrai. Alla fine però devi rialzarti. La guerra, puoi perdere tante battaglie, ma alla fine devi vincere la guerra. E la guerra la vince chi vince l'ultima battaglia. Quindi
non è che devi avere il delirio di onnipotenza, credere di essere invulnerabile, ma devi riconoscere il tuo valore, devi riconoscere il tuo valore anche di fronte alle difficoltà della vita. Ogni esperienza, sia positiva o negativa, ci permette di imparare qualche cosa fondamentalmente, no? E questo è un punto fondamentale, no? È molto importante questo. La fiducia in noi stessi ci permette anche di vivere in modo autentico, di vivere in modo vero, di non essere falsi. È un elemento fondamentale per il nostro potere personale, anche per la crescita personale. Poi, ad esempio, anche la responsabilità, essere responsabili. Cioè, ci sono persone che, cazzo, non è mai colpa loro. Cioè, la responsabilità vuol dire, è una forma di potere, vuol dire che, cioè, noi siamo esseri perfettibili, possiamo sbagliare, ma se io sbaglio me ne devo assumere le responsabilità. Se una persona è sempre eteroattributiva, che dà sempre la colpa agli altri, alla fine non potrà mai risolvere i problemi, perché se pensa che non sia mai colpa sua. Ma quando parlo di colpa delle azioni, non che noi siamo sbagliati, perché noi siamo perfetti, cioè non devi credere, ecco, vorrei che non ci fosse questa confusione, non è che dovete credere di essere nati difettosi dalla fabbrica, voi dalla fabbrica siete usciti giusti, poi uno può mettere in atto i comportamenti sbagliati, no? Quindi io dico, io sono perfetto così come sono, posso sbagliare dei comportamenti, ma il fatto che sbaglio dei comportamenti significa semplicemente che sono umano, è umanità. Diciamo sbagliare i comportamenti, ma me ne devo rendere conto e devo modificare i miei comportamenti, no? Quindi commettiamo degli errori. Noi siamo esseri perfetti che possono commettere degli errori. Diverso è il fatto se tu pensi di essere nata difettosa dalla fabbrica, no? Se tu pensi di essere nata difettosa dalla fabbrica, praticamente non brava Pink. Se tu pensi di essere nata difettosa dalla fabbrica, invece entri in conflitto con se stessa, non devi mai. E puoi mai entrare in conflitto con te stesso, perché questo non ti porterà nessun problema, no? Quando riconosciamo, no, che noi siamo parte della creazione della realtà, siamo parte della creazione della realtà, acquisiamo il potere di cambiarla. Perché soltanto se io mi rendo conto che posso creare la realtà, posso rendermi conto che posso cambiarla, posso trasformarla. Posso analizzare le cose che non vanno bene e modificarle. Posso analizzare le cose che non funzionano e trasformare, questo è il nostro grande potere, il potere della trasformazione. E poi, diciamo, un altro potere è quello di esprimersi liberamente. Cioè, sono tante persone che non parlano perché hanno paura di parlare. Viviamo in un mondo in cui molte persone sono veramente sono soggiogate, diciamo, da tante cose, no? Noi dobbiamo. Abbiamo il potere di esprimerci, dobbiamo esprimerci sempre, diciamo, con rispetto verso gli altri. Io non potrei mai dire, ad esempio, che Sissi è una cretina, per dire, no? Perché questo sarebbe un qualcosa di sbagliato. Se dicessi Sissi è una cretina, sarebbe sbagliato. Però, diciamo, indipendentemente da questo, devo esprimere quelli che sono, diciamo così, devo esprimere quelle che sono le mie opinioni, non essere liberi di poter manifestare la propria verità e non me ne frega niente che uno dice non deve manifestare la propria verità. Oggi, io infatti non direi mai che Sissi è una cretina, non potrei mai dire ad esempio che Sissi è stupida, non potrei mai dire che Sissi non capisce niente, che Sissi vabbè, comunque sia. Quindi imparare a esprimere le proprie opinioni è fondamentale. Oggi viviamo in un mondo dove c'è un mainstream che ci impedisce, no? Oggi c'è un mainstream che ci impedisce di esprimere le nostre opinioni. Salutiamo Duck, salutiamo Duck. C'è un mainstream che ci impedisce, no? Ad esempio, io non ho nulla con, non potrei mai avere qualcosa, nulla contro gli LGBT. Non è che io ho qualcosa contro gli LGBT, per carità, è giusto che anche gli LGBT esprimano, però io ad esempio non sono d'accordo su come si comportano, ma non è che questo vuol dire che ce l'ho con gli LGBT singoli, ad esempio. Però in generale, secondo me, è un qualcosa di negativo, diciamo, è un qualcosa di, come dire, terroristico da un certo punto di vista, no? Ma non potrei mai dire che sono terroristi, però, cioè, con una leggera componente terroristica, se vogliamo. Quindi, perché dobbiamo avere libertà, no? Di espressione, fondamentalmente.
che non riguarda soltanto anche la comunicazione verbale, diciamo, ma anche la scelta dei nostri, anche la scelta dei nostri comportamenti, la scelta delle nostre azioni quotidiane, no? Quando siamo autentici, noi possiamo agire con integrità, seguire le nostre passioni, seguire i nostri obiettivi con sincerità. Questo è un punto fondamentale, no? Questo renderà la nostra vita più appagante. Questo è il potere, diciamo, il potere, questo è il potere, fondamentale, no? Quindi questo è un punto. Questo è un punto fondamentale. Io non potrei mai svilire le donne. Si usa la psicologia inversa. comunque sia, bravo Scanu! Ricordiamo che Scanu è il re dei brutti, eh? Quindi, care donne, se volete, abbiamo Scanu che è il re dei brutti, che potrebbe portarvi tutte sull'altare. Scanu, che è il re dei brutti, vi porterà tutte sull'altare. Sull'altare sacrificale, ovviamente. Comunque, no, questo è un punto fondamentale, no? Quindi dobbiamo cercare di non lasciare comprimere la nostra libertà, fondamentalmente. La nostra libertà deve essere la nostra libertà, ma perché cosa? Perché cosa? Perotti? Ah, ma scherzo, Scanu è un vecchio amico, Scanu. Tanto Scanu già venivi, cioè già tu mi seguivi tanto tempo fa, no? Mi ricordo di te. Poi dopo eri sparito per un po', ma è già da un po' di anni, no? Che tu mi segui, Scanu. Mi ricordo che sono tanti anni. Poi eri sparito per un po' e poi dopo è tornato. Ma però non è che sei era dei brutti per qualche. Perché vedo la foto lì, mi sembra. Vabbè, ma anche i brutti piacciono. Esatto, sono tanti anni, bravo Scan. Comunque sia, quindi questo è un po' il concetto, è quello che volevo dirvi, no? Quindi.